Ciao Fiorenza! Ciao! Stai bene? Molto! Hai un bel sorriso? Sì, grazie al dottore! Sei soddisfatta? Molto! Parliamo di questa tua bocca. Sin dai 14 anni hai avuto una gran paura del dentista. Sì, perché la prima volta che sono andata hanno fatto una devitalizzazione, parola difficile, e ho sentito un male cane. E da allora terrore pazzo dei dentisti. Quindi lontani. Sì. Lontani. E quindi ho rovinato la bocca, ovviamente. Invece, in questo frangente, tu hai messo 4 impianti superiori. Esatto. Il dottor Cesare ti ha messo 4 impianti inferiori. Hai un bimascellare perfetto, esatto. Fisso. Sì. Prima cosa avevi? Avevo una protesi di quelle mobili, che mi creava molti problemi perché a me basta poco vomito e quindi tutte le volte la dovevo mettere, era una tragedia. E poi non è che fosse un granché come per masticare, per mangiare, insomma ho dovuto rinunciare a un sacco di cose tipo noccioline, tutte cose che mi piacevano. Finché mio figlio si è stufato e mi ha costretto, perché è stato lui che mi ha portato di peso, a fare questo intervento. E questo sto ringraziando ancora. Lo stai ringraziando ancora? Sì. Allora, il dottor Cesare quando l'hai conosciuto? Il dottor Cesare Paoleschi. L'ho conosciuto in questa occasione. Sì. Com'è stato? È stato divertente. È stato oltretutto divertente. Sì, sì. Perché mi ha spiegato come funzionava tutta la cosa e mi avrebbe addormentato e quindi non avrei sentito niente. Ti hai fatto una sedazione cosciente. Esatto. Quindi tu mi hai detto, io ho proprio dormito. No, io ho dormito veramente. Quindi è andato tutto perfettamente perché sì. 4 impianti nella zona inferiore e poi subito la protesi. Sì. Era già stata preparata prima, sì. Dal personale addetto. Certo. 4 impianti superiori e una protesi in attesa, quindi mobile, esatto. Dopo alcuni mesi fissa. Perfetto. Ora è un anno che stai così, come va? Benissimo. Racconta. Sono felice perché posso mangiare tutto, sorrido senza problemi, non ho più il terrore della cattiva... La litosi, sì, quella che mi terrorizzava, perché il rischio c'era e quindi sono contenta. Allora, tu dovessi dire qualcosa al dottor Cesare Paoleschi, perché tu temevi i dentisti. Lo ringrazierei. Sai che devi fare i controlli, che sono essenziali. Sì, sì, quelli sì, devo fare la pulizia. Mi hanno spiegato che devo tenerla pulitissima. L'igiene, sempre. Sempre, sì. Proprio tu sì. Che ti sei trascurata per molti anni. Troppi. Per questa paura del dentista. Sì. Adesso... No, adesso vengo tranquilla perché non sento più niente, sono contenta e mi piaccio. E ti piaci, sì. Tu hai nipotini, ti sì. Diverti a sorridere con loro. Esatto. Che ti hanno detto in famiglia? Sono stati tutti contenti per me. Ti faccio una domanda, non voglio sapere la cifra, ma se sei rimasta soddisfatta, hai speso molto? Non mi sembra, visto il risultato non mi sembra. Un consiglio da dare ai nostri amici per avere sorrisi felici? Di fare quello che ho fatto io. Fiorenza, noi ti ringraziamo infinitamente, è stata una bella chiacchierata. Grazie e a ti auguro belle cose. Altrettanto. Ciao. Anche a voi. Ciao.